Il Signore vuol far festa con tutti noi. Da questa pagina del Vangelo comprendiamo anche quel detto che dice Gesù: gli ultimi saranno i primi, perché i primi non vogliono essere cristiani. I primi vogliono essere i primi nel mondo, i primi nella società, ma non i primi davanti al Signore. E allora gli ultimi, la povera gente, come noi, gli ultimi, i piccoli, i peccatori, saranno i primi nel Regno dei Cieli. Fratelli e sorelle, il Signore ci vuol bene. Impariamo anche noi a volerci bene, prima tra di noi, ma quel bene che ci insegna il Signore, poi vuol rispondere all'amore di Gesù. Durante questa settimana che abbiamo appena iniziato, riflettiamo su questa immagine del corpo. È un esempio bellissimo, ci fa scoprire tante di quelle belle cose, tante di quelle belle cose. Ognuno di noi fa parte di questo corpo, ognuno di noi ha dei doni dati dal Signore per il bene del corpo. E se io non formo il corpo, non mi impegno nel corpo, il corpo soffre, soffre. Noi non dobbiamo soffrire, noi dobbiamo gioire nell'amore e nella gioia del Signore. Padre Pio, in questo momento è contento se noi abbiamo percepito la voce del Signore. Quanta attenzione, quanta premura, Padre Pio, per la voce del Signore. E quando il Signore non si faceva sentire, si lamentava e diceva, non si scagliava contro il Signore, ma si scagliava contro se stesso e diceva: che cosa ho fatto? Perché non mi parla? Perché non sento la sua presenza? L'ho offeso? L'ho mortificato? Noi invece quando, Signore, ma dove stai? E quello ci sta, siamo noi che non siamo capaci di vederlo, di scoprirlo. Sia lodato Gesù Cristo.